Sì, Johnny, sono dentro. Lo vedo. È qua davanti a me. Finalmente ce l'abbiamo. Finalmente è nostro. Missione compiuta, Johnny. E bene a tutti ragazzi, qui è l'MVM Gaming Channel con un video molto particolare, un video che non si è mai visto sul nostro canale. Ed è un unboxing di un gioco strano, non avete mai visto nessuno. Vabbè, non scherzo, dai. Dopo l'intro, quella 007 intro, eccoci qui ad unboxare Gears of War Judgment. Allora, guardiamo subito la copertina, c'è il nostro amatissimo Demon Bird con il suo... scusate il mal di gola, con il suo amatissimo Lancer. E qui abbiamo il solito simbolino 18+, di cui tutti se ne sbattono. Un po' di loghi, Epic Games, Microsoft Studios. E questo qui che mi ha colpito, che è People Can Fly. Boh, possono volare, non so. Guardiamo questa piastrina COG dorata, che cita così: include un codice per la versione originale di Gears of War per Xbox 360. Praticamente, acquistando questo gioco avrete in più una versione in digital delivery di Gears of War 1. Guardiamo il retro, vedete Bird arrestato, come si vede anche qua, guardate, su Game Informer, che vabbè sono gli articoli di Game Informer un po' copiati, ma non importa, e c'è scritto: fidati del tuo istinto. Poco dopo il giorno dell'immersione, il destino della razza umana è nelle mani di un giovane tenente COG, Demon Bird, e degli uomini della squadra Kilo. A un passo dalla distruzione, la squadra Kilo deve disobbedire agli ordini per salvare il mondo da un orribile nuovo nemico. Non esistono limiti in questo spettacolare prequel di una delle serie più famose della storia dei videogiochi. Figo. Comunque questo sì, è un prequel di Gears of War. Io sono un amante della serie, li ho tutte e tre. E qui dice: scopri la campagna più coinvolgente mai creata per Gears of War, pensata appositamente per i fan della serie, fino a 4 giocatori su Xbox Live. Beh, come tutti gli altri Gears of War alla fin fine. Qui dice invece: affronta un nemico più terrificante del giorno dell'immersione, al comando di una nuova squadra e con un arsenale ancora più devastante. E qui invece ci sono delle nuove modalità. La nuova modalità Overrun e la sopravvivenza, basate sulle classi, ridisegnano l'azione co-op di Gears of War. No, aspetta, sulle classi? No, speriamo che non sia la COD. Beh, direi che possiamo togliere la plastica e dire che... No, questo mi sa che non va tanto bene. Ecco. Questo direi neanche. Ok, qui questo va bene. Andiamo a toglierlo. Ok, sono impedito. Direi di spaccare da qua. Si è aperta. Sentite Marco e Matteo che ridono. Spacchiamo un po' tutto. Andiamo ad aprire il gioco. Vabbè, l'adesivo di merda. Ok, aperto. E dentro il gioco, dentro troviamo, vabbè, il disco. Gears of War Judgment. Sì, anche se non fai tutto sto zoom, ma a te va bene. Vabbè, disco normale. Poi qui c'è: continua la battaglia. Taglia contro l'ordine delle locuste. Con la versione originale di Gears of War, gioca online insieme ai tuoi amici grazie ai 2 giorni di prova Xbox Live. Allora, avete Gears of War 1, come ho già detto, e un periodo di prova gratuito del Gold per 2 giorni. Vabbè, il login di Gears of War. Qui ci sono i codici che non vi gratterò in diretta perché sennò me li fregate. E qui una cosa che non avevo mai visto: c'è la garanzia, i supporti e cose tecniche nella copertina del gioco. Ok, niente, questo è tutto per oggi, questo unboxing particolare di Gears of War. Ecco, adesso vi presento gli attrezzini che ho usato. Fanculo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, bro.